Bentornati, siamo qui nel secondo giorno di laboratorio di pratiche sociali e siamo tornati con Claudia Balocchini, che abbiamo già incontrato ieri pomeriggio e che ci ha raccontato delle cose interessantissime sul come fare network e come formalizzarlo. Oggi Claudia, che vi ricordo è un avvocato, viene da Firenze e da alcuni anni si occupa e si interessa di fundraising, ci parlerà appunto di fundraising. Quindi Claudia, Claudia, sei la speranza di tutti noi. Sì, me lo dicono spesso su questa cosa. Quindi non vediamo l'ora di ascoltare tutti i tuoi consigli e le tue indicazioni. Grazie mille. Allora, come al solito, grazie a Vessel, grazie ad Anna, a Santo Mauro, grazie alla Regione Puglia, ad Arti che ci dà la possibilità di fare queste lezioni. Stamattina abbiamo sentito la lezione interessantissima di Chema Medina, che ci ha dato un'indicazione fondamentale, cioè che già dagli anni 90 un gruppo di artisti si occupava di fundraising. Ha parlato del gruppo Wochenklausur e ci ha spiegato che i loro progetti in qualche modo avevano già al loro interno la previsione, sebbene non per la totalità, ma di una previsione già dall'inizio in sede di progettazione del fundraising. E questo è stato molto interessante per me. Non conoscevo questa declinazione e questo gruppo di artisti, quindi devo dire che studierò molto. Grazie, Emma, è stato illuminante. Ok, allora, il fundraising oggigiorno, come ha detto prima Anna, è la speranza di molti, perché in questo momento trovare fondi necessari per un progetto spesso condiziona proprio non solo la riuscita, ma la messa in opera del progetto. Ci sono molti progetti che sono già ideati, già concretamente pensati in tutti i loro dettagli, ma non sono mai stati messi in opera proprio per mancanza di fondi. Quello che a mio avviso è importante nel fundraising è di pensarlo non solo come uno strumento per ottenere fondi, ma deve essere, come per l'appunto è intitolata la mia lezione, deve essere visto come uno strumento per creare una sinergia, per fare una rete, per l'appunto. Che cosa vorrei far notare in questa mia lezione di oggi? Vi vorrei far notare che le pratiche di fundraising si sono, diciamo così, sviluppate nel corso del tempo sempre di più in una modalità di sinergia, di partecipazione e di coinvolgimento. All'inizio della storia del fundraising in Italia, sostanzialmente le strategie prescelte per raccogliere fondi erano di due tipologie, due macro aree. Attivare in qualche modo, attingere ai bandi, ai fondi di provenienza pubblica, quindi gli enti locali o nazionali, perché avessero una dimensione e comunque la possibilità di attingere ad essi, erano quelli che erano sostanzialmente i fornitori di denaro principali per tutti i tipi di attività artistiche, culturali, anche sociali. In questo caso però mi concentrerò molto sui progetti d'arte. E poi c'era un altro bacino di raccolta di fondi che erano i mecenati e, diciamo così, i donatori di calibro, cioè i donatori che davano grosse somme di denaro. Ora, sui bandi e sui fondi degli enti pubblici non ho molto da dirvi, nel senso che in ogni caso erano bandi o fondi attivati dai vari assessorati della cultura, piuttosto che assessorati per politiche giovanili o comunque legati a quelli che erano diciamo, l'incoraggiamento di nuove attività da parte di giovani o di enti no profit o settori, operatori dei settori culturali e artistici. Quindi sostanzialmente erano fondi destinati ogni anno a sostenere questo tipo di attività e tutte le regioni, province, comuni più o meno grandi avevano un fondo che mettevano a beneficio della comunità. Quello che mi interessa è però farvi addentrare un po' nel mondo delle donazioni.
mondo delle donazioni che in qualche modo era appunto veicolato da questi grossi soggetti, grossi nel senso di soggetti che avevano un peso, un valore molto importante, perché erano o appunto dei mecenati o dei donatori di calibro. I mecenati sono dei soggetti che sostanzialmente provvedono al supporto finanziario di un'organizzazione, di un artista, di un'iniziativa, in modo veramente molto partecipato. I mecenati sono coloro che non sono legati ad un ente o ad un soggetto o ad una serie di iniziative per un tempo molto breve. Diciamo che non sono legati ad un progetto, ma sono legati ad un'attività per un lungo periodo. Sono mecenati perché, diciamo così, offrono il loro sostegno non al progetto in sé, ma all'idea sottostante. Quindi all'idea che persegue un ente, a un'idea che persegue un'organizzazione, a un'idea che persegue un artista. Il mecenate storicamente è l'antico patrono romano che, per idee anche politiche di tornaconto personale, aveva aperto la propria casa a tutta una serie di artisti che sovvenzionava, che nutriva, che ospitava, perché non solo era innamorato delle arti, ma aveva anche, diciamo, una sorta di tornaconto diciamo, nel campo politico. Quindi i mecenati oggigiorno sono coloro che, magari non per un tornaconto politico, ma perché sono innamorati di un'idea o perché la sostengono, perché ritengono che sia importante che qualcuno abbia un sostegno da questo punto di vista, collegano il loro nome o a un artista o a un'organizzazione, partecipando a tutte le attività che sono, diciamo, connesse. I grandi donatori invece sono dei soggetti diversi in qualche modo, sono quelli che forniscono un supporto con una grossa somma di denaro, comunque con una donazione rilevante, quindi non piccoli donatori che fanno una piccola offerta, ma donatori che appunto riescono a mettere in campo una somma di denaro abbastanza importante. Però forniscono il loro supporto con una donazione o con due donazioni, insomma con un numero limitato. Non per tutta la vita di un'attività, per magari un progetto o una serie di progetti, ma non legano il loro nome ad un artista o a un gruppo di artisti o a un'organizzazione o a un ente. Sostanzialmente fanno una donazione, più o meno anonima, questo non importa, ma per sostenere quel progetto o quella serie di progetti senza avere, diciamo così, una copertura a lungo periodo dell'attività. Sostengono l'idea che è rappresentata da quel progetto, ma non sostengono solo l'idea. Ecco, questa è sostanzialmente la differenziazione. Gli esempi che vi voglio portare sono gli esempi di due fondazioni, la Fondazione Prada e la Fondazione Fendi. In Italia il mecenatismo si veicola molto spesso attraverso le fondazioni. Questo perché le fondazioni hanno tutta una serie di benefici e permettono ai soggetti che hanno magari collezioni piuttosto che un patrimonio da destinare, è lo stesso discorso che facevamo ieri, e permettono di destinare un patrimonio ad uno scopo. Quindi sostanzialmente il mecenatismo spesso in Italia viene veicolato attraverso l'utilizzo di fondazioni. In questo caso vi dico che la Fondazione Prada, che è stata fondata nel 95, già nel 93 c'erano state delle inizi di attività con uno spazio che si chiamava Prada Milano Arte a Milano, che era dedicato alla scultura contemporanea. Nel 95 viene fondata la Fondazione Prada e si traccia veramente un percorso per la nuova organizzazione di tutte le attività culturali che prima erano concentrate nello spazio e diventano sostanzialmente l'attività di supporto alla cultura e all'arte contemporanea della Fondazione. Che cosa succede nel 2003? Nel 2003 la Fondazione firma un accordo a lungo termine di collaborazione culturale e scientifica con l'Università di Vita Salute San Raffaele a Milano e il primo atto di questo accordo a lungo termine è il sostegno al Dipartimento di Filosofia che è presieduto dal professor Massimo Cacciari, che insegna sostanzialmente estetica anche. E per questo motivo, diciamo così, io riconduco questa operazione, a mio avviso, questa è un'operazione di mecenatismo,
La fondazione che cosa fa? Siccome persegue quella che è l'idea un po' di una filosofia nell'arte contemporanea, che probabilmente, mi immagino, visto i fatti che vi ho indicato fino adesso, sono più o meno le stesse idee che esprime il professor Cacciari nelle sue lezioni, la Fondazione Prada in questo momento funge un po' da mecenate, consente che il professor Cacciari abbia un sostegno al suo dipartimento di filosofia. Vengono poi organizzate anche delle conferenze interessanti, diciamo così, che interfacciavano filosofia ed arte dalla Fondazione Prada, ma in questo modo, a mio avviso, si è fatto un atto di mecenatismo, perché non si sostiene un progetto particolare all'interno del Dipartimento di Filosofia, si sostiene il Dipartimento, quindi si dà sostanzialmente una copertura, un sostegno economico a quella che è un'idea di fondo, cioè l'idea che è quella, per l'appunto insegnata dal professor Cacciari, di filosofia. E in questo, secondo me, si manifesta un'idea di mecenatismo in cui si supporta un'idea e non si supporta, come invece spesso accade, un progetto spot, un unico progetto. L'altro esempio che vi faccio invece è quello della Fondazione Carla Fendi. Questo esempio è interessante perché, secondo quello che è la mia analisi della situazione, qui da una situazione di donatore di calibro ci si trasforma in mecenate. Allora, la Fondazione Carla Fendi è stata fondata nel 2007 con l'obiettivo principale di dare aiuto e assistenza a preservare il patrimonio dei valori culturali del passato e quindi sostanzialmente assicurare una continuità tra passato e futuro, consentendo comunque la crescita in vari settori culturali, della moda, del cinema, dello spettacolo, ma anche nel campo ambientale e sociale. In tutto questo la Fondazione nel suo statuto, in quello che sono le sue dichiarazioni di intento, dice di promuovere eventi per preservare il passato, ma anche per promuovere le personalità emergenti nei settori dell'arte, nel settore dell'eccellenza artistica sostanzialmente, e di sostenere anche progetti di protezione ambientale. La Fondazione dice nella sua dichiarazione di intenti: si unisce da sostegno e contributi alle attività di molte organizzazioni che promuovono gli stessi valori culturali, ambientali e sociali. Quindi già la Fondazione si pone in un'ottica di sostegno ad altre attività che supportano gli stessi valori. Quindi anche in questo caso ci troviamo in una situazione in cui, diciamo così, si dice che si darà sostegno. A questo punto cerchiamo di capire se questo sostegno è come donatore di calibro, cioè spot, oppure è un sostegno di tipo da mecenate, insomma, come un soggetto che si fa una scommessa, fa sostanzialmente un sostegno a un'idea fondante. Allora, dal 2008 al 2010 la Fondazione ha sostenuto degli eventi specifici durante il Festival dei Due Mondi di Spoleto. Nel 2008 la Fondazione Carla Fendi, per il restauro del cinema italiano e non solo, sostanzialmente sostiene l'evento dedicato all'importanza del restauro e non solo, che procede la proiezione del film Avanti a lui tremava tutta Roma di Carmine Gallone. Che cosa fa la Fondazione? La Fondazione sostiene un progetto, che è un progetto con cui, appunto, per il quale c'è, insomma, l'interessamento anche del festival, perché si svolge nella sua cornice, è un evento legato al restauro, quindi alla protezione del passato in ottica futura, perché quindi è l'importanza del restauro come l'importanza del cinema nel passato, ma per creare l'eccellenza futura, quindi risponde a tutti i valori della Fondazione. La Fondazione che cosa fa? Fa una donazione, o comunque supporta, dà un sostegno a questa iniziativa, e in questo caso, a mio avviso, fa una donazione di calibro, cioè fa una donazione importante, comunque dà un sostegno importante all'iniziativa, al progetto in sé. Nel 2009 la Fondazione Carla Fendi cosa fa? Rinnova il suo sostegno all'interno della cornice del Festival dei Due Mondi di Spoleto
sostiene l'evento omaggio a Jerome Robbins, che è una commemorazione di questo famoso coreografo e ballerino e regista, e quindi sostanzialmente sostiene lo spettacolo che viene fatto in suo onore. Anche in questo caso, che cosa succede? La fondazione dà un sostegno a un progetto, a un evento, all'interno di una cornice. Nel 2010 ancora la fondazione sponsorizza, addirittura diventa lo sponsor dell'opera di inaugurazione, quindi diventa ancora più importante il sostegno che dà la fondazione in questo caso, che è un'opera che si chiama Gogo no Eiko, che è di Hans Werner Henze, ed è un'opera che è tratta da un romanzo di Yukio Mishima. Quindi in questo caso che cosa succede? Il sostegno è ancora più forte, ancora più rappresentato, perché la Fondazione Carla Fendi è lo sponsor di questo evento. Che cosa succede secondo me? Che in questo momento la Fondazione Carla Fendi ha sostenuto dei progetti che erano all'interno del Festival dei Due Mondi, perché crede molto nel festival. Cioè, quello che io ricavo da un sostegno durato 3 anni ad eventi, anche se particolari eventi, all'interno del Festival dei Due Mondi, è che secondo me la Fondazione ha un particolare legame con il Festival dei Due Mondi, cioè crede in questa iniziativa. Quindi nel 2011 che cosa succede? Secondo me quello che io vedo è che c'è una trasformazione. Da donatore di calibro si diventa in qualche modo mecenate. Perché? Perché nel 2011 la Fondazione Carla Fendi contribuisce in maniera veramente importante a un progetto concepito per mantenere, attraverso il restauro e la rifunzionalizzazione, uno dei monumenti più antichi e storici di Spoleto, che è il Teatro Caio Melisso. Allora, in questo caso cosa succede? Che il Teatro Caio Melisso di Spoleto diventa il Teatro Carlo Melisso Spazio Carla Fendi di Spoleto. In questo momento il mecenate ha messo il nome, cioè ha accompagnato il suo nome alla vita di sostanzialmente il festival. Ora, vero è che ha legato il proprio nome a un monumento storico di Spoleto, che è un po' diverso. Però è vero che in questo senso, se leggiamo un po' i fatti, credo che siccome il Festival dei Due Mondi Spoleto è anch'esso una fondazione, che diciamo così ha tra i propri scopi anche quello di rivalutare il patrimonio artistico e culturale della città di Spoleto, trovo che questo grandissimo atto di mecenatismo sia realmente tale perché la Fondazione Carla Fendi è riuscita a dare un segnale molto forte di presenza e di fiducia in quella che è la manifestazione, restaurando uno spazio che serve anche alla manifestazione, che è di Spoleto, che è un luogo culturale, un luogo storico, ed è un teatro. E il Festival dei Due Mondi è sostanzialmente un festival in cui ci sono moltissimi progetti teatrali, di eventi di balletto o comunque di organizzazione, diciamo così, di spettacolo. Quindi in questo caso vediamo che c'è sostanzialmente una trasmutazione del ruolo, a mio avviso, cioè da sostegno a singoli eventi, sempre nella stessa cornice, ad un sostegno effettivamente a quella cornice e con, diciamo così, la spendita del proprio nome. Ci credo così tanto che io metto il mio nome in questo progetto e quindi il Teatro Caio Melisso diventa Teatro Caio Melisso Spazio Carla Fendi. Mano a mano, questo diciamo è il primo passo del fundraising. Non vi sto dicendo che il mecenatismo e i donatori di calibro scompaiono, però vi dico che mano a mano, quando le tecniche cominciano a perfezionarsi, si affiancano alle prime, quindi ai bandi pubblici, ai fondi degli enti locali e degli enti, insomma, dello Stato, accanto alle forme più o meno sofisticate di mecenatismo e di donazione di grandi somme, piano piano cominciano ad affacciarsi nel settore del fundraising altri strumenti, altre metodologie, che sono molto interessanti a mio avviso. Allora,
Le tecniche, mano a mano che si vede che effettivamente il fundraising diventa necessario, le tecniche si specializzano e quindi, come vi ho detto, compaiono nuovi attori, nuovi strumenti, nuove strategie. E quindi cominciamo a vedere nel panorama del fundraising l'attivarsi di nuove professionalità, anche improvvisate a volte, all'interno degli enti no profit, per esempio per attingere ai bandi delle fondazioni bancarie. Le fondazioni bancarie nascono perché sostanzialmente viene messo a bene comune una parte del patrimonio veramente molto importante delle banche, nascono le fondazioni bancarie e le fondazioni bancarie decidono che parte dei frutti del proprio patrimonio sono destinati alla pubblica utilità. Quindi per interventi nell'ambito sociale, ma anche negli interventi nell'ambito culturale, paesaggistico e via dicendo. In questo senso gli esempi sono moltissimi, ci sono moltissime fondazioni bancarie che ogni anno erogano fondi a favore di progetti, aprono bandi ogni anno, sia diversificati per settore oppure unici a seconda insomma un po' della dimensione territoriale, normalmente cercano di implementare quella che è la loro diffusione territoriale, quindi se la fondazione bancaria nasce da, per esempio, da una cassa di risparmio che è attiva effettivamente su un certo territorio, il bando normalmente, a meno di eccezione, viene fatto per associazioni o che hanno la sede in quel territorio o che più raramente hanno un progetto su quel territorio. Ogni bando fa storia a sé, si stanno sostanzialmente molto modificando nel corso del tempo, si stanno specializzando, hanno dei form che vanno compilati direttamente online. Diciamo che il mondo delle fondazioni bancarie è molto vasto, però sostanzialmente operano tutte così, aprono dei bandi più o meno specifici a seconda dei settori in cui vogliono intervenire e poi vengono scelti progetti a seconda di quelli che sono un po' i canoni di decisione indicati nel bando e vengono erogate queste somme. A volte le fondazioni bancarie hanno anche non solo uno scopo erogativo ma anche un ramo operativo, quindi non solo erogano somme ma a volte partecipano, se non iniziano, dei progetti culturali o sociali sul territorio. Che cosa succede in questo nuovo momento del fundraising? Si comincia a guardare la possibilità di interessare enti privati commerciali e quindi di sostanzialmente aiutare il progetto culturale attraverso il meccanismo della sponsorizzazione. E effettivamente le sponsorizzazioni cominciano, comunque la tecnica della sponsorizzazione comincia ad interessare non solo gli enti non profit, ma comincia a interessare anche le controparti, quindi anche le imprese, le aziende, le società cominciano ad essere interessate a legare il proprio nome a, iniziative che possono fargli avere un ritorno di immagine. Sono le cosiddette, quelle che io chiamo le sponsorizzazioni classiche, cioè che hanno sostanzialmente al loro interno uno scambio di denaro con un altro tipo di valore. Questi sono dati che sono relativi al 2012, però la spesa nelle sponsorizzazioni sono salite dal 2008 al 2012 di un buon numero, anche se nel 2012 con l'avvento della crisi non hanno avuto una crescita esponenziale, ma si sono un attimo arrestate. In ogni caso ci sono delle buone indicazioni. Nel 2011 addirittura la
peso delle aziende in sponsorizzazione era maggiore della spesa in pubblicità. E nel 2011 la spesa della pubblicità e delle promozioni di vendita, delle vendite promozionali, la somma era di pochissimo superiore a quella delle sponsorizzazioni. Questo significava che nel 2011, quando l'economia comunque era un pochino più facilitata, un pochino in un settore un po' più fluido, credeva molto nelle sponsorizzazioni. Le sponsorizzazioni nell'arte hanno comunque avuto una crescita, quindi devo dire che l'apporto degli sponsor nei progetti artistici ha visto comunque sempre una crescita. Questo perché effettivamente il ritorno di immagine in un settore come quello artistico ha veramente avuto per le imprese un ottimo risultato, tanto da incoraggiarla a investire sempre di più. Le sponsorizzazioni classiche diciamo che possono avere varie declinazioni, vale a dire, lo sponsor è convinto, trova incoraggiamento nello sponsorizzare, quindi nel dare una somma di denaro in cambio di una presenza nelle comunicazioni dell'organizzazione no profit, del progetto culturale, diciamo così per varie ragioni. Una di queste è aumentare la consapevolezza dell'esistenza del brand, cioè vale a dire utilizzare un progetto culturale come moltiplicatore di conoscibilità, di consapevolezza del brand, è stato da subito un ottimo trend nelle sponsorizzazioni. Vale a dire, il pubblico che parteciperà all'evento culturale è molto probabilmente diverso o maggiore di quello che sa dell'esistenza dello sponsor. Oppure che ha la percezione di come lo sponsor si muove nell'ambito artistico. Quindi, diciamo così, legare l'immagine di un brand a un progetto artistico aumenta la consapevolezza che ha lo spettatore, il pubblico, che però è anche un cliente, anche un consumatore, aumenta la consapevolezza di questo soggetto nei confronti del brand, nei confronti del marchio, nei confronti di come effettivamente lo sponsor agisce all'interno del settore culturale. Un'altra funzione è quella dell'impatto mediatico, sostanzialmente. Se uno sponsor riesce a legarsi ad un progetto che ha un buon impatto mediatico, sfrutta quell'impatto, quindi sfrutta il fatto che se ne parli, al posto di fare una pubblicità che comparirà in altri media, ma che magari non avrà lo stesso impatto. Un altro elemento importante è quello della comunicazione di valori e contenuti che sono associati con la personalità, che devono essere associati alla personalità del brand, del marchio, dello sponsor. Cosa vuol dire? Che se uno sponsor lega il proprio marchio, il proprio nome, la propria immagine ad un progetto culturale, chi recepisce quella presenza implicitamente recepisce che i valori comunicati con il progetto culturale sono gli stessi valori dello sponsor. E questo viene fatto in maniera implicita, senza dover spiegare nulla al consumatore che in quel momento è anche pubblico del progetto culturale. Questo cosa significa? Significa che i valori e i contenuti di un progetto culturale, che normalmente sono alti, sono ritenuti dal pubblico importanti, sono ritenuti dal pubblico di interesse generale, automaticamente passano sullo sponsor. Quindi vuol dire che lo sponsor beneficia di tutto il buono che si dà a un progetto culturale. Attenzione, anche di tutto il cattivo che si dà a un progetto culturale. Quindi è evidente che allo sponsor dovranno essere indicate tutti i punti dovranno essere indicati tutti i punti di forza di un progetto, proprio per dimostrargli che questo, diciamo, meccanismo automatico di passaggio di valori è favorevole per lo sponsor, perché altrimenti non avrebbe ragione di sponsorizzare alcunché.
Poi vi è la possibilità di sfruttare la sponsorizzazione con la dimostrazione di una specificità associata con il marchio dello sponsor, vale a dire, io ho una certa specificità come società commerciale e lo dimostro facendo una sponsorizzazione di un particolare progetto che mette in luce la mia specificità. Vale a dire che cerco quel progetto che effettivamente sottolinea quanto sono bravo in quel campo. E lo faccio perché? Perché è un progetto culturale, artistico difficile, perché ci vogliono determinate competenze. Io lo sponsorizzo e quindi che cosa fa il pubblico? Fa di nuovo questo passaggio implicito, cioè dice allora se questo progetto è andato bene è anche merito dello sponsor che è così specifico e così bravo in quel settore. Altra funzione della sponsorizzazione che può essere sottolineata quando si fa una sponsorizzazione per l'appunto di tipo classico è che lo sponsor può beneficiare nel legare la propria immagine a un progetto culturale perché fa vedere ai propri clienti che sostiene qualcosa in cui i clienti credono. Se lo sponsor ritiene che la propria clientela abbia in maniera generalizzata, diciamo così, o comunque in percentuale maggioritaria, un credo, diciamo così, una fiducia in un ente, in un artista, in un'organizzazione, ecco che sponsorizzarla significa in qualche modo dare un sostegno alla propria clientela. Perché se io finanzio e supporto, do una sponsorizzazione a un progetto in cui il mio cliente crede, il mio cliente sarà contento. Penserà che io faccio come sponsor quello che farebbe lui se avesse le mie possibilità economiche. E anche qui c'è un transfer, in questo caso è un transfer, diciamo così, emotivo. Cioè sono contento, beneficio, è come se l'avessi fatta un po' io la donazione, perché pagandoti i tuoi servizi, tu hai sponsorizzato il progetto. Allora, queste sono le funzioni, ma voglio darvi anche degli esempi, perché altrimenti così è tutto un po' campato in aria. Allora, aumentare la consapevolezza. Che cosa vuol dire? Vuol dire, l'ho detto prima, far capire che quel marchio c'è, quella cosa c'è, quello sponsor c'è. Questa è un'esibizione che è stata fatta alla Schiebkunsthalle a Francoforte da Barbara Kruger. Era un'esibizione l'arte nell'era del consumo. Dello shopping sfrenato. E questa installazione è stata fatta vedete, è enorme, prende due intere facciate di quello che è uno dei più grandi centri commerciali di Francoforte. È posto sulla via proprio dei negozi. Questo è un centro commerciale di 5 piani, 6 piani, non ve lo so dire. È enorme. E che cosa ha fatto? Ha dato alla Schirnkunsthalle il permesso di installare queste due enormi gigantografie di un'opera di Barbara Kruger, dove c'è questo occhio in bianco e nero e sopra c'è scritto Du willst es, du kaufst es, tu vergisst es. Tu lo vuoi, tu lo compri, tu te lo dimentichi. È un'opera critica sul consumismo, evidentemente. Quindi, che cosa sta succedendo? Il centro commerciale sta mettendo sulle sue facciate un'opera di critica sul consumismo. È potente il consumatore che passa di lì non può non pensare cosa sta succedendo? Ma questo comporta che il centro commerciale ha improvvisamente più attenzione su di sé, perché sta facendo qualcosa che normalmente uno non penserebbe mai. Non ti metteresti mai in vetrina qualcosa che ti spinge a non comprare o che fa una critica sulla tua metodologia di vendita. E invece il centro commerciale l'ha fatto. E che cosa è successo? Ha aumentato la sua visibilità, la consapevolezza che esistesse, che fosse lì e che facesse cose interessanti. Ma allora il consumatore medio che cosa pensa? Sono pazzi. Ma il pensiero successivo è guarda Ganso, cioè guarda che cosa strana, forse sono più fighi degli altri alla fine, no? Perché si mettono un'autocritica in casa.
Allora, a quel punto probabilmente penserai che avranno, non so, le linee di abbigliamento più all'avanguardia, che sono magari che seguono la moda, ma anche no. E allora se cercherai una cosa specifica andrai subito lì. Perché? Perché? Perché questo ha aumentato la consapevolezza che quel centro commerciale fosse lì. Mica poco. L'impatto mediatico, in questo caso Art Basel. Art Basel ha una diffusione mediatica enorme, cioè se ne parla sempre, se ne parla dappertutto. Quando avviene l'Art Basel abbiamo un impatto mediatico enorme, cioè tutti i giornali, le riviste specializzate, i blog di cultura, i blog di marketing, i blog che parlano di collezionismo, ne parlano, per forza. Allora, se uno sponsor riesce a legarsi, ora questo è evidentemente un esempio clou, però riesce a legarsi ad un progetto culturale che ha diffusione mediatica, che ha impatto, e oggigiorno è più facile perché non devi soltanto avere un buonissimo ufficio stampa se sei in grado di far girare la notizia sui social network. Quindi se riesci a legarti ad un progetto culturale che ha impatto mediatico, sui media tradizionali o sui media di nuova generazione, lo sponsor ha un grosso ritorno d'immagine. Allora, quando presentiamo un progetto per farcelo sponsorizzare, è importante fargli capire se abbiamo effettivamente un seguito, se siamo in grado di muovere, no? Se abbiamo un network, per l'appunto. Se riusciamo a muovere gente in tante parti d'Italia, magari anche all'estero, e se riusciamo a far circolare che cosa? L'immagine, dove ci sarà il simbolo dello sponsor, le foto, dove ci sarà l'apporto dello sponsor, mille modi. Ok, comunicazione di valori e contenuti associati con la personalità del marchio dello sponsor. Abbiamo detto questo transfer, no? Cioè lo spettatore come consumatore dice: guarda, bravi loro, hanno gli stessi valori del progetto culturale, quindi sostanzialmente si fa un transfer tra i valori del progetto e i valori dello sponsor. In questo caso parliamo di ILTI, che è una marca molto conosciuta di utensili, che ha la ILTI Foundation in questo caso, ma insomma ILTI, come vedete, è lo stesso logo, lo stesso marchio della società, quindi sostanzialmente diciamo che può essere a grandi linee, per l'esempio che vi voglio far vedere, diciamo così, presa ad esempio. La ILTI Foundation che cosa ha fatto? Ha sostenuto il sistema. Non so se conoscete il sistema. Il sistema è un'organizzazione sudamericana che all'inizio degli anni 90, credo, ha cominciato a pensare che dare uno strumento in mano a un bambino che stava per strada fosse un'occasione per toglierlo dalla strada, insegnargli una disciplina, insegnarlo a stare in gruppo e non darlo nelle mani della criminalità organizzata, o comunque, diciamo così, abbattere la propensione alla criminalità, alla delinquenza, anche giovanile. Hanno creato un'orchestra, sono riusciti a creare un'orchestra e Dudamel, che è un famoso giovane direttore d'orchestra, proviene dal sistema. Quindi, in questo caso, che cosa fa il consumatore? Vede chi viene sponsorizzato, chi viene sostenuto da un marchio e trasferisce. Che cosa fa? Sostanzialmente vede i valori del sistema e li applica automaticamente a ILTI. Cioè dice: ILTI sostiene questo tipo di atteggiamento verso la gioventù, verso la musica, verso le arti, verso la potenza delle arti per i giovani. ILTI fa utensili. Come può ILTI far venire in mente a un consumatore che per quella società è importante il recupero giovanile, la prevenzione l'insegnamento dell'arte ai giovani? Come fa? Non può, perché fa utensili, nel senso. Un modo immediato è una sponsorizzazione di un progetto culturale ed è importante ed è veramente bello.
Cioè, è fondamentale che soggetti del genere si accorgano delle potenzialità di un progetto culturale, perché riescono a dare fondi, a dare sostegno e a far perseguire ad organizzazioni che hanno grandi idee ma fanno fatica il loro scopo. Bene, la dimostrazione della specificità. Questo è più particolare, però secondo me questo è un buon esempio. Quando la RUR è diventata capitale della cultura, la DEB, che è sostanzialmente un'impresa che si occupa di logistica, ha fatto la sponsorizzazione tecnica. Che cos'è una sponsorizzazione tecnica? Non do soldi, ma do cose o servizi, beni o servizi che io produco. In questo caso che cosa è successo? Allora, la RUR è abbastanza grande, si occupava della logistica, ha fatto una scommessa, ha detto io mi occupo della logistica, tutti sanno che io mi occupo della logistica, se la logistica andrà bene, non ci saranno inghippi, avrò un transfer di immagine. Cioè, tutti capiranno che sono bravo a fare quel lavoro. Quindi, bisogna che chi si occupa di progetti culturali e di fundraising per i progetti culturali comincia a pensare alla sponsorizzazione anche come un modo per ottenere beni o servizi, non solo per ottenere fondi, per ottenere soldi, denaro contante. E in questo senso un buon esempio può essere questo, cioè dire mi dai beni, mi dai servizi, perché chi vedrà i tuoi beni o i tuoi servizi applicati al mio progetto capirà quanto è specifico, quanto è fatto bene il tuo lavoro. E in questo caso avrai un transfer, che è fondamentale. Ultima funzione che dicevo, i servizi di fedeltà alla clientela e il posizionamento del marchio. Vale a dire, se io so che la mia clientela, nella sua totalità o per la maggior parte, crede o è molto legata ad un progetto, il fatto che io lo sostenga dà a loro un incoraggiamento nel fidarsi di me, perché io faccio sostanzialmente quello che farebbero loro se avessero la possibilità. In questo caso ho scelto AET, che è l'azienda elettrica ticinese, che ha supportato, se non supporta tutt'oggi, il Film Festival di Locarno, cioè dà l'elettricità per il film. Per il festival, scusate. Questo cosa significa? Significa che l'azienda elettrica ticinese, siccome il film festival è a Locarno, siccome parte, se non tutta la sua clientela, ritiene che il film festival di Locarno sia un valore per il proprio territorio, perché viene gente, perché è perché è una manifestazione culturale, perché si dà visibilità alla zona, per tutta una serie di ragioni. In questo caso io, che sono per l'appunto l'azienda elettrica ticinese, cioè che opero qui, faccio quello che farebbe il mio cliente finale, cioè supporto quella che è l'attività del Film Festival di Locarno. E lo faccio, se avete modo, io vi invito a guardare la pubblicità che c'è su internet dell'AET relativa al Film Festival di Locarno. È stata fatta proprio una pubblicità per la televisione in cui si vedeva la luce nascere dalle fonti, dalle cascate, insomma dai ghiacciai delle montagne, perché per l'appunto con l'energia sviluppata dall'acqua, scendere per le valli, arrivare nelle città e improvvisamente accendere la piazza di Locarno dove c'era il pubblico con il festival. Cosa vuol dire? Vuol dire che io sono legato alla natura, sono legato all'ambiente, sono legato a voi che ci vivete e riesco a fare esplodere, a dare luce, a mettere sotto i riflettori voi attraverso una manifestazione che è il Film Festival di Locarno. È molto interessante questo ed è un valore aggiunto. Quando un fundraiser si mette in testa di chiedere una sponsorizzazione, deve anche valutare qual è l'impatto che ha e a chi chiedere a quel punto, perché evidentemente ci saranno delle situazioni locali che hanno voglia di dire alla propria clientela guardate che quello in cui voi credete io lo sponsorizzo, perché? Perché è quello in cui voi credete, siete la mia clientela.
Quando si fa un'attività di fundraising è molto utile capire il contesto, quindi non solo cosa si offre, ma a chi si offre e perché. Sottolineare la funzione di una sponsorizzazione quando si vanno a chiedere soldi ad un potenziale sponsor è fondamentale, perché evidentemente non sempre chi è di là dal tavolo fa questi passaggi, crea questi collegamenti mentali tra la sponsorizzazione e i benefici che potrebbe ricavare. È chi chiede i soldi, è chi chiede la sponsorizzazione, i beni e i servizi che deve evidenziare da subito questi collegamenti, altrimenti non fa bene il suo lavoro di fundraiser, cioè non attiva collegamenti nella mente dell'altra persona, che deve essere convinta e deve capire che ha un valore. Che non è che sta facendo una donazione, perché sennò si chiama donazione, sta facendo una sponsorizzazione, cioè c'è uno scambio. Almeno in queste sponsorizzazioni classiche c'è uno scambio di questo tipo, cioè tu mi dai qualcosa, denaro, beni o servizi, e in cambio hai un'altra cosa in termini di visibilità, di consapevolezza, di transfer emotivo o meno, o valoriale del tuo brand. Questo è fondamentale. Quindi, mano a mano che si sviluppa il fundraising, si cominciano a fare anche, diciamo così, delle valutazioni più in termini non tanto ancora di network, ma di contesto, che è la prima fase del network, la prima fase della rete, capire il contesto. Altra cosa, ci sono in questo momento, diciamo, della seconda fase del fundraising, si cominciano a sviluppare tutte quelle pratiche che coinvolgono dei donatori che non sono di calibro, quindi che non si possono permettere una donazione così sostanziosa, ma si possono permettere piccole donazioni. Tanti donatori con piccole donazioni fanno un donatore con una grande donazione. Il concetto è un po' quello. Se riesco a coinvolgere un numero sufficiente di persone che mi dà una piccola donazione, riesco a, diciamo così, sostituire il donatore di calibro o comunque trovarmi come una sorta di donatore di calibro che mi dà una grossa cifra. Quindi, i donatori, diciamo così, occasionali, o comunque i donatori che non sono donatori di calibro, sono donatori di piccole somme, sostengono, supportano la realizzazione di un progetto o la prosecuzione di un'attività, ma lo fanno per l'appunto in maniera congrua rispetto a quelle che sono le loro potenzialità e quindi, diciamo così, in maniera o piccola o media. I donatori occasionali come possono essere raggiunti? Attraverso o campagne di sensibilizzazione oppure attraverso il contatto diretto con l'organizzazione, con l'ente, con l'artista durante un evento. Il che significa che non va sottovalutato l'impatto di un evento anche in vista di quello futuro. Cosa vuol dire? Vuol dire che se una persona organizza un evento, sarebbe sempre bene cominciare a chiedere le mail, il contatto su Facebook, in questo momento, un tempo l'email oppure l'indirizzo, per informarlo dei successivi progetti, per dargli il calendario degli eventi futuri, per tenerlo in contatto con la realtà dell'organizzazione, del gruppo di artisti o dell'artista stesso. Cosa vuol dire questo? Questo vuol dire che mano a mano si crea una rete o comunque un archivio di soggetti che sono entrati in contatto con la realtà dell'organizzazione. E il che non è poco, perché l'organizzazione, se non ha le dimensioni giuste per avere una risonanza locale forte, si esprime e viene in contatto e può trasmettere valori nel momento dell'evento, del progetto, della realizzazione concreta. Quindi se un soggetto, uno spettatore, chi fa parte del pubblico ha una buona impressione, quella buona impressione va trattenuta e coltivata.
bisogna basarsi su quello, quindi si deve creare ovviamente con il permesso dei soggetti, quindi gli si chiede la mail perché gli si dice da subito che verranno informati, gli si dice da subito che verranno sostanzialmente messi in un archivio, che possono ovviamente, qui parla l'avvocato, essere tolti dall'archivio in ogni momento, danno la loro autorizzazione ai sensi della legge sulla privacy. Ovviamente tutte queste attenzioni vanno osservate e vanno, diciamo così, adempiute in maniera regolare. Tutte le regole devono essere seguite e rispettate. Però, una volta che questo viene comunicato in una maniera adeguata, e i soggetti, perché sono presi dalla bellezza del progetto, perché è una situazione bella, perché credono in quello che è stato fatto, perché sono venuti apposta per vedere, sono anche maggiormente incoraggiati nel lasciare un indirizzo, nel tentare di mantenere un contatto con l'organizzazione o con il gruppo di artisti o con l'artista. Quindi questo è fondamentale. Gli italiani non è che non hanno tendenza a donare, anzi, cioè sono dei grandi donatori, sono un popolo solidale. Qual è il problema? Il problema è che nell'arte e nella cultura hanno qualche difficoltà, nel senso che ad oggi le organizzazioni che ricevono più soldi sono la ricerca medica, gli aiuti nei casi di emergenza, terremoti, alluvioni, ovviamente come deve essere, l'assistenza sociale. Poi ovviamente nelle statistiche, questa è un po' passata, è del 2009, ma non sono riuscita a trovare molto altro che avesse un bacino di utenza abbastanza largo da avere rilevanza, rientra ovviamente anche la donazione all'8 per 1000, quindi alle chiese, alle parrocchie, agli enti religiosi. E poi c'è l'arte e la cultura, quindi comunque c'è tutto un percorso da fare per sensibilizzare i donatori che non sono di grande calibro, effettivamente di cosa serve all'arte e alla cultura. Serve anche la piccola donazione, evidentemente. Quindi i donatori occasionali sono quelli che contribuiscono sporadicamente o per impulso emotivo. C'è una sensibilizzazione molto forte in un periodo, magari su una malattia o sul problema della ricerca medica, oppure vedo in televisione piuttosto che su internet i danni provocati da un terremoto, da un'alluvione, da un evento atmosferico, piuttosto che insomma un evento di impatto molto forte. Quindi per impulso emotivo dono. Perché voglio donare, cioè perché mi sento vicina in maniera solidale con le persone che stanno soffrendo e credo di poter dare una mano anche piccola, perché oggigiorno i donatori sono abituati a sentirsi dire che sono piccoli, ma se sono tanti, poco fa tanto, perché poco moltiplicato per un numero grande fa tanto. Quindi gli italiani questo meccanismo lo conoscono, quindi sanno che se donano anche poco è importante. Oppure che cosa fa il donatore occasionale? Il donatore occasionale dona in occasioni speciali, a Natale. Normalmente siamo tutti più buoni e a Natale doniamo perché ci piace così. Normalmente che cosa hanno diciamo così, di interessante i donatori occasionali? Che nei momenti non di impulso emotivo, ma in certe occasioni donano sempre o comunque in maniera prevalente alla stessa organizzazione, cioè sono fidelizzati. Se si riesce a fidelizzarli, normalmente gli dispiace non dare i soldi poi a chi li avevano dati l'anno scorso, perché insomma, poveracci, cioè, si crea un legame emotivo. Lo so che uno ride, però è vero, cioè, se uno riesce a creare un legame emotivo con un donatore, poi quel donatore rimane fedele. Perché? E ovviamente deve rimanere fedele, non che lo contattate solo per Natale dicendo: oh, l'anno scorso ci hai donato, ci doni anche quest'anno. Non funziona. Cioè, deve essere comunque, come dire, non stimolato, ma comunque informato delle attività dell'organizzazione, perché evidentemente se no non si sente coinvolto, si sente soltanto coinvolto quando c'è bisogno di soldi e questo evidentemente non crea un legame emotivo. Cioè, lo crea al contrario, gli state antipatici poi dopo, no? Quindi c'è normalmente a Natale comincia a riempirci un po'
cassetta delle lettere, almeno ai tempi, ora più le mail, ma insomma ai tempi si riempiva la cassetta delle lettere dicendoci: è Natale, l'organizzazione alfa piuttosto che l'organizzazione beta ha bisogno di te, anche quel poco che puoi dare è importante, queste sono le nostre attività durante l'anno, ti abbiamo mandato anche un paio di lettere per informarti durante l'anno, che ne dici di rinnovare il tuo supporto? Sostanzialmente le lettere sono così. Io vi ho messo un esempio qui che sostanzialmente in questo caso è la lettera che era stata il facsimile che trovate sul sito di Emergency, ed è la lettera che veniva mandata al soggetto che veniva indicato dal donatore, cioè il donatore faceva una donazione regalandola a un altro soggetto, dicendo la faccio per, la mia donazione è per. E in questo caso cosa faceva Emergency? Mandava una lettera, o manda tuttora una lettera, in cui dice: gentile tizio, Caio ha donato per te, noi facciamo queste cose, ti ringraziamo. E come vedete c'è un agrifoglio sul simbolo, perché evidentemente viene fatto a Natale. Quindi in questo senso, che cosa secondo me è importante farvi notare? Che c'è una stimolazione che funziona ovviamente se le persone vengono trattate come tali e non come salvadanai, che vanno rotti una volta l'anno, questo non è quello che vi sto dicendo, però se si crea un legame con un soggetto che non è una società, quindi non può essere impostato come un soggetto al quale chiedere una sponsorizzazione, ma al quale si chiede un supporto, e questo lavoro l'hanno fatto molto molto bene tutte le organizzazioni che sono impegnate sul lato sociale, sociosanitario, assistenziale, mentre le organizzazioni culturali ancora devono fare tanta strada su questo, ci stanno arrivando piano piano. Comunque, se i contatti con i donatori occasionali vengono curati, evidentemente si può avere un ritorno. E quello che io vi dico è che non solo si può avere un ritorno in denaro, ma a volte, e secondo me è una strada che si potrebbe percorrere, è una delle nuove strade, si può avere soltanto una, e non è poco, una funzione di nodo nella rete. Ti chiedo di distribuire il mio messaggio, cioè ti informo perché tu sia un moltiplicatore dell'informazione. Tu puoi raggiungere tanta gente che io non raggiungo. Moltiplica il mio messaggio, cerca di farti voce di quello che io sto cercando di comunicare. Allora, in questo senso, diciamo che il donatore, in una visione più moderna e contemporanea, è un po' diverso dal ruolo che si aveva in precedenza, perché evidentemente il donatore prima era soltanto quello a cui si chiedeva una piccola donazione, oggi se lo vediamo in funzione di un network e di una rete, evidentemente assume una funzione che può essere diversa, declinata in molti modi, poi vedremo come. I donatori regolari invece sono quelli che non devono essere stimolati poi più di tanto, sono quelli che sostanzialmente ogni anno o comunque ogni periodo di tempo sono quelli che non devi neanche mandare la lettera per richiederlo, sostanzialmente ti mandano la loro donazione. Sono ovviamente un patrimonio per l'organizzazione, sono stati un metodo veramente molto utilizzato soprattutto negli anni 90, e appunto penso che se siete nati negli anni 70 vi ricordate delle cassette delle lettere piene di questi avvisi, o comunque delle lettere che venivano spedite da varie organizzazioni per informare delle proprie attività, perché sostanzialmente una volta avevi fatto una donazione, quindi venivi contattato per essere informato delle varie attività, non troppo per non dare fastidio, ma in una misura giusta per mantenere il tuo interesse, a quel punto normalmente facevi una donazione, perché ti sentivi come un associato, cioè era come una quota, era una sorta di pagamento che mettevi in conto durante l'anno, perché era una cosa a cui tu sentivi di essere aderente, partecipante.
E che cosa succedeva? Succedeva che le lettere, più o meno di richiesta esplicita, contenevano tutta una serie di informazioni: quali erano i nostri obiettivi l'anno scorso, cosa abbiamo raggiunto, quali sono i nostri obiettivi futuri. Normalmente erano obiettivi un po' più grandi, un po' più ambiziosi, quindi si giustificava in qualche modo la richiesta implicita o esplicita di donare, come dicendo: abbiamo bisogno, cioè il nostro obiettivo è ancora più grande di quello dell'anno scorso, abbiamo bisogno di più energie, faremo un sacco di cose. E quindi che cosa succedeva? Si dava conto dei progetti, di che cosa si voleva fare, e si dava un'indicazione veramente precisa di quelli che sostanzialmente erano i progetti. Cioè si diceva: guarda, che non ti sto dicendo vogliamo salvare il mondo e la foresta verde. No, stiamo dicendo che abbiamo tot progetti, li abbiamo già pensati, li vogliamo mettere in pratica, quindi siamo assolutamente concreti. Sappiamo cosa vogliamo fare l'anno prossimo. Sei invogliato a sostenere un'organizzazione che sa già dove vuole andare. E non che ci avremmo l'idea, ci piacerebbe fare. Perché questo dà un senso di indeterminatezza e vaghezza che non incoraggia nessuno, credo, no? Quindi c'erano ovviamente poi gli obiettivi, che cosa si voleva raggiungere, questo è un esempio del WWF. Addirittura però cosa succedeva? Che c'è stato un momento di, diciamo così, di sistema, cioè di boomerang, di effetto boomerang. Perché? Perché a un certo punto il sostenitore, il donatore o comunque i soggetti che avevano una funzione anche di, non so, di controllo di quello che era il sistema dei consumatori, delle associazioni no profit, ha cominciato a dire: ma scusatemi, ma tutte queste lettere chi le paga? Cioè, poi alla fine questa comunicazione è un costo, no? Cioè, alla fine facciamo qualcosa, doniamo delle somme, e parte della somma che io dono, che è piccola, va a coprire le spese di spedizione postale o le spese di stampa, di grafica, non so, del soggetto che ho scelto per curarmi la comunicazione. È per quello che io faccio una donazione? Allora, oggigiorno è più facile perché la comunicazione via mail non è ancora percepita come un costo così rilevante. Ma c'è stato un momento in cui effettivamente l'invio delle lettere aveva in qualche modo era criticato da qualcuno, perché riteneva che poi alla fine il costo del fundraising fosse più alto rispetto a quelli che erano i benefici delle donazioni. Quindi cosa succedeva? Per esempio, in questo caso c'erano lettere congiunte, cioè più organizzazioni si mettevano insieme per fare una campagna di sensibilizzazione e sostanzialmente ridurre i costi. Questo era sostanzialmente una sorta di risposta a quello che è stato il momento critico. Poi c'è stato un altro fenomeno per, diciamo così, in qualche modo, come dire, incoraggiare le donazioni, anche se non erano sotto forma di donazione: il merchandising. Allora si stampavano piccole borse, si facevano delle spillette, tutto perché effettivamente il costo delle spillette e delle borse, era minimo rispetto poi a quello che era la differenza tra quanto veniva dato e quanto si era speso. Quello che veniva sostanzialmente introitato, la differenza, veniva messo a servizio del progetto. In questo caso, che cosa succedeva? Non erano più donazioni, in qualche modo erano stimoli a sostenere l'organizzazione attraverso uno scambio. In questo caso, cosa succedeva? Ci si era ancora di più specializzati, cioè si chiedeva a un soggetto che normalmente magari non avrebbe pagato quella cifra per una spilletta o una borsa, di appunto spenderla in ragione del progetto. Pagami la piccola borsa, l'agendina, la matita, la spilla, quello che non è effettivamente il suo valore di mercato, ma un pochino di più. Perché? Perché in realtà sostiene il mio progetto attraverso questo acquisto. Quindi non era una donazione, ma in fondo era come se lo fosse. E quindi anche questa diventava
una metodologia, uno strumento per raccogliere fondi e per ottenere in qualche modo un supporto dai soggetti. A questo punto io mi fermerei e la terza fase del fundraising, che è quella che sostanzialmente si lega ai network, la facciamo dopo il caffè.